Buongiorno e benvenuti al mio canale. Continuo sulla falsariga di quello che ho pubblicato il 12 giugno scorso, vale a dire su come creare un sito web con l'intelligenza artificiale praticamente in pochissimi minuti senza conoscere praticamente nulla di quelli che sono i linguaggi di programmazione, i linguaggi tipo HTML o CSS. La volta scorsa vedemmo il sito UCUS, stavolta vediamo come funziona il sito Leia, sempre con intelligenza artificiale. Sono tre opzioni: c'è l'opzione gratuita con free plan, chiaramente ci sarà dominio sempre ovviamente di secondo livello che finisce in site.live, un sito di una sola pagina. E chiaramente, se uno vuole invece migliorare la situazione, deve pagare, come vedete, 4,99 al mese per un account pro o addirittura 6,99 al mese per un account business. Vediamo ovviamente come facciamo, creiamo un sito gratuito e poi se uno gli piace può poi passare a una soluzione più costosa. Dunque, per accedere a Leia semplicemente si digita nel browser l'indirizzo heyylea.com e questo è Leia. Si può andare su Learn More per capire come funziona, oppure so andare direttamente su Get Started per iniziare a creare il nostro sito. Si va su Get, non occorre neppure registrarsi immediatamente perché lo si può fare in un secondo momento. Si va su Get Started e qui si deve inserire un che cosa, la categoria del nostro sito. Vedete, come esempio c'è Yoga Studio, diciamo cambiamo decisamente, facciamo Karate Studio. Chiaramente uno può anche creare un sito di moda, un sito di qualsiasi cosa. E va quindi su Next. Qui Ask Me Questions, di ovviamente fare delle domande. Oppure si può andare subito su Just Build My Site. Andiamo subito su Just Build My Site per costruire immediatamente il nostro sito. Si clicca sopra. Quindi si va su Continua per ovviamente accettare i termini e condizioni. Uno li può guardare anche questi termini e condizioni. Basta cliccare qua per aprire la pagina dei termini e delle condizioni. Eccoli qua. Sono i termini di servizio. Uno se li studia eventualmente, ma si va su Continua. E adesso bisogna dimostrare di non essere un robot e inserire un nostro indirizzo email. Metto la spunta per dire che non sono un robot. Poi finisco. E chiaramente verrà creato il mio sito. Ecco qua, il sito sta per essere creato, ci vorrà un minuto o due, ma nel mio test precedente ho visto che ci sono voluti pochi secondi, avete visto? View it, dice, guarda il sito, si visualizzerà questo sito che ho creato in pochissimo tempo. Eccolo qua. That's it. Lei ha creato il tuo sito personalizzato. Qui sono appunto delle indicazioni su quelli che sono i suggerimenti. Quindi va su Next e vediamo queste indicazioni. Come vedete ci sono un sacco di strumenti qui in basso e anche qui in alto. Quindi va su Next. Ecco qua, primo suggerimento. Tu puoi usare questo pulsante per vedere il brand della nuova versione del tuo sito in ogni momento, eccetera, eccetera. Andiamo al secondo suggerimento, si va su Next. Il bottone permette di cambiare il tuo dominio, il tuo nome di dominio, usalo per appunto fare un dominio del tipo aon.com per il tuo website. Questo se uno vuole creare un dominio personalizzato, si va sul Next. Questo è il terzo suggerimento. È molto importante che il tuo sito abbia un buon look con tutti i dispositivi, cioè sia visto bene in tutti i dispositivi, cioè sia da computer sia da mobile. Quindi si può usare questo bottone per vedere come si vede appunto il sito in entrambi i dispositivi mobili, mobile e desktop. Si va su Next per vedere il quarto suggerimento. Ecco cosa, questo è un altro bottone. Se tu non vuoi ridisegnare interamente il tuo sito, tu puoi usare questo bottone per ridisegnare una specifica sezione del tuo sito, come il menu o l'intestazione. Si va ancora su Next. Questo bottone è per cambiare lo sfondo di una sezione. Questo bottone qua, ancora su Next. Per editare altri elementi della tua pagina, devi fare semplicemente un clic su di essi e si visualizzerà un menu che tu puoi usare per fare i cambiamenti. Si finisce. Let's begin, cioè inizia. Cioè su OK. Per esempio, faccio un clic qua e posso completamente cambiare. Vedete?
Posso editare il testo, posso editare il font, per esempio cambiare il font di questa intestazione, oppure cambiare i colori, cambiare l'allineamento, cambiare il padding, cioè la distanza tra del testo, cambiare i margini, cambiare il link, cioè il collegamento, oppure addirittura eliminare l'elemento. Vedete? Quindi è semplicissimo, seleziona e poi si apre il menu. In questo caso, per esempio, questo welcome qui si può selezionare. Si può editare il testo, eccetera, eccetera, come Simply Perfect. Questo qua, vedete? Questo, vedete, è il sito. Chiaramente si possono cambiare anche le immagini. Basta selezionarla e cambiarla. Una nuova categoria, no, nessuna categoria, pure categorie. Si possono quindi creare delle categorie. Foto 1, chiaramente. E qui ci sono anche altre foto, vedete? Intelligenza artificiale. Questa è un'altra foto, anche qui si può cambiare foto. Per cambiare foto, si clicca con il sinistro del mouse sulla foto. Si va su Replace Image oppure Edit Link, cioè per cambiare il collegamento della foto. In questo caso prima si cambia l'immagine. Replace Image, quindi si può cercare l'immagine oppure si va su Browse Your Library per caricarla dal computer. Si aprirà Explorer File e si carica l'immagine. Chiaramente si possono inserire anche dei link e qui come vedete ci sono altre opzioni. Questo abbiamo visto per editare una sezione. Questo è che lo si chiama il footer, cioè la parte finale del sito. E a questo punto si può andare per vedere live qui. Bisogna però prima salvare i cambiamenti, cioè quindi su Save Now per salvare i cambiamenti, se appunto abbiamo fatto dei cambiamenti. Ecco fatto. Questo è l'indirizzo del nostro sito, karatestudio.site.live. E questo è il nostro sito, che poi può essere editato. Chiaramente andando poi su il nostro account, si potrà poi, qui ci sono i collegamenti per Facebook, per Twitter, per Instagram, e qui possiamo, diciamo così, riempirli, cioè su About, per cambiare il nostro sito, si va sempre su eileia.com project, qui, resume city, si va su edit, per modificarlo, dopo che uno, magari io l'ho salvato, senza bisogno, senza cambiare tutto quello che dovevo cambiare, sarà su Edit, si riaprirà il nostro editor per poter poi cambiare tutto quello che ci pare. Per esempio, qui in questo caso si edita il testo chiaramente, perché questo è About Us, questo chiaramente uno mette la propria biografia se la vuol mettere. Questo è un caso di sito di carattere, chiaramente uno si può fare un sito che gli pare, e qui si può cambiare tutto quello che gli pare. L'importante è che dopo aver salvato si può sempre risalvare e ricambiare nuovamente il sito andando su eileia.com project. Chiaramente c'è la nostra email, noi possiamo accedere con la nostra email e possiamo quindi editare oppure editare il nome del dominio oppure fare un upgrade. In questo caso per fare un upgrade chiaramente bisogna pagare l'abbonamento oppure ci si può addirittura loggare andando su sign in e appunto inserire la nostra email per poi appunto loggarci e creare appunto un account. In questo caso, come abbiamo visto, abbiamo addirittura creato un sito senza neppure creare un account, perché poi si può accedere ai nostri progetti direttamente con i cookies del nostro browser, perché appunto il browser si ricorderà del nostro sito e quindi ci darà le indicazioni per poterlo cambiare. Questo secondo me è un programma interessante per creare un sito semplicissimo. Se volete creare un sito proprio su due piedi, su una cosa non particolarmente importante, ma comunque che vi serve per i vostri progetti, questo sicuramente è utile. Con l'intelligenza artificiale si può creare un sito in pochissimo tempo, si può poi editare addirittura anche senza creare un account in maniera gratuita. E questo è tutto con Leia, alla prossima volta.